Ma no, scusate, io cioè non ce la faccio proprio, ma questi, ah Gesù, Gesù, vabbè, sentite, tanto qui, cioè, non ci sono parole, guarda, io non so come, insomma, i vari massimiliani che stanno 4 giorni ancora per andare a fare la spesa e dicono e ti dicono che ripartono con la stessa, comunque questo è un grande, questo se riesce a fare 3 governi di fila, sai quanto ci divertiamo quando verrà in aula, probabilmente in 2 anni verrà in aula, non so, 3 volte, perché ormai secondo me si vergogna anche lui, ma è tutto questo, è tutto questo, tutta questa situazione tragica ma anche comica. Io mi scuso per chi in questo momento sta passando un momento difficile, ma oggettivamente vi assicuro che anche per noi, vediamo se riesco a uscire, va, dalla, ce l'ho fatta, non è? Il baggio ha funzionato. Oggettivamente anche noi ogni tanto dobbiamo cercare di appigliarci al lato umoristico della situazione. Fra l'altro, voglio dire, questi sono tutti così tranquilli che alla fine riusciranno a trovare i numeri per fare un governo di centrosinistra, perché si caricano i responsabili, no? Questi rifugiati politici, questi diciamo reietti, no? le bucce di senatori che la maggioranza o l'opposizione hanno, no? Come nel noto passo dei quaderni di Malte Lauritz-Brieck di Rilke. E se invece facciamo un governo di centrodestra? E se invece che questi 4 irresponsabili troviamo 8 responsabili sul serio, che non si prestano a essere umiliati dal gioco dei ricatti reciproci del simpatico bullo testosteronico del contado e veramente poi del primo che passa? Questi dovranno farsi in 14 per presidiare le commissioni, non in 4. Vabbè, sentite, io non so che cosa dire, cioè, boh, cioè, no, lo so cosa dire, però se lo dico, insomma, qui praticamente siamo arrivati al punto che citare Costantino Mortati potrebbe essere visto come una velata critica, quindi non lo cito, chi lo conosce lo conosce, chi non lo conosce se lo immagina. Passerà anche questa, e come si dice nel mio collegio che io tanto tanto amo, ma qui, boh, ce la facciamo? Sì, come si dice nel mio collegio, oh cazzo, no. Scusate ma sono in confusione perché non so come uscire dall'orrenda nassa di Saxa Rubra, adesso faccio un altro giro, resterò qua tutta la notte come Fico, sarà l'immagine del mandato esplorativo di Fico, Bagnai che esplora i viali della periferia, penseranno che sono alla ricerca di qualcosa, ma voi sapete che in realtà le mie aspirazioni sono mediamente più nobili di quelle di certi. Una volta beccarono sui viali di Tor di Quinto il portavoce di qualcuno, ecco, no, adesso mi allontano subito, anche se non sono dei viali molto popolari, insomma, però ecco questa l'orrenda immagine del mandato a Fico che gira in tondo sui viali. Non lo so, guardate, è una cosa incredibile, però una cosa voglio dirvela, loro sono quello che sono e non c'è bisogno di commentare ulteriormente, soprattutto non bisogna commentare con eccessiva acredine. Io sì, ci rido, ma è uno spettacolo che in realtà dovrebbe muovere a pietà, quello dell'istinto di sopravvivenza che ti porta a cioè, qui siamo, cioè, non lo so, ma è qualcosa fra un miscuglio Alvaro Vitali e il conte Ugolino, ma cioè, non lo so, non so come dirvi, questo spettacolo tragico di queste persone che rinnegano completamente se stesse
pur di sopravvivere, cioè non lo so, ma insomma, sto gallo che deve cantare tre volte non canta mai. Adesso purtroppo stiamo tutti con la sveglia dell'iPhone e quindi questi si rendono conto di quello che stanno facendo. Ma vadano a passare un weekend in campagna, vediamo quando il gallo canta che cosa, se si rendono conto di quanto hanno tradito se stessi. Però lasciamoli stare, non guardiamo quello che succede a casa loro. Secondo me non... Sì, certo, qualcuno deve guardarci, è normale, ci guardano i nostri leader, i leader di centrodestra, ci guarda chi ha in questo momento, chi è sul fronte e non sono io. Io guardo a casa mia, sto mandando avanti tanti lavori, incluso quello sul recovery plan, inclusi altri, e sto cercando di essere pronto quando la squadra alla quale appartengo sarà chiamata. Poi dopo, sì, l'onorevole Bordo, diciamo così, ha provato, ha tentato una blanda iettatura dicendo che naturalmente anche noi litigheremmo se fossimo al potere. Bah, sì, può darsi, chi lo sa, ma sì. Questa è una possibilità, che loro stiano litigando è una certezza, io non so. Comunque, guardate, come dice il perfido collega Borghi su Twitter, ma forse alla fine Conte ter tutta la vita, quando gli italiani, perché vedete, voi siete qui, ascoltate me, siete pochi, avete capito, c'è tanta gente che non ha capito, tanta gente che non ha capito, e noi sappiamo anche per colpa di chi non ha capito, peraltro, e qui si dovrebbe aprire un grosso dibattito che non riapriamo ogni volta su come le persone vengono informate, no? Ecco, oggi per esempio è passato in televisione un giornalista che argomentava che non è vero che i fondi del recovery sono condizionati al rispetto delle raccomandazioni specifiche per paese, d'accordo? Ecco. Siamo a questi livelli, no? Con lui peraltro lo sapeva benissimo che invece era vero, no? Ormai li mandano così, li mandano come dei manganellatori, a manganellare il leader politico di turno, ma così facendo insultano la verità, non nel senso del giornale, la verità, che peraltro invece a sua volta dice la verità e quindi dà amplissimo conto sempre, e appoggiandosi sulle carte, citando esattamente i documenti, no? Quest'altri è recovery found, manco sanno dove sta, cioè non sanno neanche andarsela a cercare nel sito dell'Unione Europea. Io sono, cioè, questa è una delle tante cose che mi le contraddizioni del PD, no? Cioè, io mi sono accorto a un certo punto che con questa gente non ci potevo stare, perché sono aristotelico, cioè non applico il principio del terzo escluso. Cioè, io mi ricordo quando l'ex, cioè non siamo mai stati colleghi, perché prima è stato parlamentare lui, poi sono stato parlamentare io, insomma non lo nomino, tanto vabbè, chi lo deve sapere lo sa, a una di queste riunioni carbonare alle quali il PD mi invitava per farsi spiegare cos'era l'euro, ma non si doveva sapere che stavano cercando di capire cos'era, perché quello era un dibattito pericoloso, scabroso. Io avanzai anche il tema, era intorno al 2015, del fatto che, ma sapete, fra l'altro, fra i vari temi vi sottolineo che c'è la crisi migratoria, ma volete dire qualcosa, vogliamo dire qualcosa di sinistra sulla crisi migratoria? E molti di voi lo sanno che risposta ebbi in quella circostanza, no? La risposta era: ma questo è un tema di Salvini. Cioè, tu ti credi Dio in terra con la tua spocchia da presuntuoso, da persona che presume, non avendo le capacità, di essere chissà chi, e poi mi dici che non sei in grado di trattare un tema che è importante per i tuoi elettori meglio di quel nazi xenofascio leghista di Salvini. Ma allora questo è contraddittorio, allora la verità è che tu sei un poverino, un orsettino pucci pucci, timido, che non sa articolare un pensiero se non si trova la pappa scodellata sul paginone di Repubblica o similare fonte di elaborazione profonda del pensiero politico. Oppure non votiamo perché consegniamo il paese alla destra. Bene, quindi il paese è della destra,
gli elettori sono di destra e tu stai sottraendo il loro destino alla maggioranza degli italiani e stai sottraendo all'orientamento conservatore il suo paese. E questa ti sembra una cosa da rivendicare? Cioè, vedete quanto sono contraddittori? Sono proprio stupidi. Cioè, sono stupidi. Non è che... Io non... Ma come si fa? Come si fa? E purtroppo la loro forza è il numero. Perché esattamente come una menzogna detta tante volte diventa una verità, una stupidaggine detta infinite volte con seriosità diventa una cosa intelligente, un pensiero profondo, certo le destre xenofobe, sovraniste, ma poi che vuol dire sovranista? Chiunque dice sovranista sta confessando che vuole comandare lui con la sua piccola cosca di amichetti. E che non vuole restituire la sovranità, cioè la facoltà di impartire un indirizzo politico al paese, a chi strutturalmente la detiene, a colui al quale essa appartiene, che è il popolo. D'accordo? Questo è quello che... Poi, sentite, qua tanto ci vogliono far credere che riusciranno a fare gli stessi quattro, quelli che non hanno fatto finora, ci vogliono far credere... che dice no, ma poi noi bisognerà lavorare per il programma, ma il vostro programma è tenere fuori Matteo. Cioè, avete anche un programma, oltre a questo? Fatecelo vedere, nessuno ha capito che cosa vogliate fare. L'unica cosa che siete riusciti a fare sono stati smontare i decreti sicurezza. Per carità di Dio, magari erano fatti male, magari avrete ragione voi, però è un po' pochino, no? E nel frattempo ci facevate aspettare la legge di bilancio. Ma siamo pazzi! Che pazienza che ci vuole. Comunque, guarda, io li perdono solo perché sono ridicoli, cioè ogni tanto mi fanno scompisciare dalle risate, però mi rendo conto che per chi come voi vede questa situazione da fuori, insomma, però insomma le responsabilità sono chiare. Le responsabilità sono chiare. Noi quello che potevamo fare per fare quello che ci avete chiesto, cioè per farli cadere, lo abbiamo fatto. Voi non avete tutti capito subito che cosa bisognava fare. Bisognava essere compatti. Noi lo sapevamo, siamo stati compatti e loro sono caduti. E quindi fino a qui il nostro pezzo di mandato nei vostri riguardi è stato onorato. Noi non diciamo no a prescindere. Noi diciamo no a ricominciare lo stesso film già visto per 3 anni di seguito, di veti incrociati, di litigi, di inefficacia, di rimettere in mano a una persona che ha vilipeso la Costituzione in ogni possibile modo, in ogni singolo gesto del suo governo, in ogni singolo gesto delle sue dimissioni dal governo, rimettere in mano a quella persona il potere di governarvi per DPCM. Noi chiediamo un ripristino immediato della legalità costituzionale e chiediamo delle riforme immediate ed efficaci del fisco, della giustizia, della pubblica amministrazione, e ce le abbiamo pronte e ne stiamo ragionando. Allora, chi vuole fare una seria riforma del fisco, chi vuole dare dei seri ristori, chi vuole ovviamente ripristinare la legalità, può venire con noi. Può venire con noi, facciamo vedere le carte dove c'è scritto quello che vogliamo fare. E chi dice di no a noi, perché noi abbiamo una proposta. Dire di no a loro non è possibile. Perché? Perché loro una proposta non ce l'hanno. L'unica proposta che hanno è quella stalinista di ammazzare l'avversario politico, che sarebbe in questo caso per loro Salvini, come prima è stato Berlusconi. E voi sapete, perché lo sapete, alcuni di voi lo sanno, sono 10 anni che mi conoscono, sono 10 anni che dialogo con voi ogni giorno per iscritto, e adesso nei tempi convulsi non riesco a ritrovare il tempo di scrivere, di mettere giù i miei pensieri, e quindi vi parlo così. Voi sapete benissimo quanto fastidio mi dava e quanto mi vergognavo di essere di sinistra assistendo allo spettacolo immondo, ributtante del PD, che esultava perché la BCE aveva buttato giù Berlusconi, senza capire che prima o poi tanto sarebbe toccata a loro e prima o poi toccherà a voi, solo che a voi non vi butterà giù la BCE, a voi vi butteranno giù gli italiani, e vi farà più male, perché a quel punto avrete stampato sulla fronte la stimmata del tradimento.
anche una bella croce uncinata potrebbe fungere allo scopo, ma insomma non lascio suggerimenti. Ma vi rendete conto? Cioè, vabbè, comunque si doveva andare a finire così. Io mai mi sarei aspettato di vivere questa fase, ovviamente non da protagonista, e grazie a Dio non da protagonista ma da comprimario, e con l'occasione devo dirvi che vedere le cose da dentro è sempre molto istruttivo per uno che come me voleva studiare da piccolo e ha studiato da grande. È una grande opportunità anche per capire cos'è l'uomo, che creatura meravigliosa ma anche ributtante è l'uomo, e quindi fatemi ringraziare quelli che, oltre che essere stati per tanti anni miei lettori, sono anche stati miei elettori e mi hanno fatto salire a bordo di questa sgangherata compagine parlamentare, dove da una parte, diciamo così, c'è chi propone e dall'altra c'è chi così litiga. Vabbè, comunque, insomma, spero che vi siate divertiti con la trasmissione, perché alla fine quello che non riesco proprio a capire di certi colleghi è: ma la vita è così breve, può raggiungerci in qualsiasi momento. Io quando vedo la seriosità vuota, vacua, di certuni, devo dire che non li capisco. Sentite, io adesso ci dormo sopra, perché questa mattina, come forse avrete visto se seguite tutti i social, mi sono svegliato piuttosto presto perché avevo moltissimo da fare. È andata anche piuttosto bene, e non mi riferisco alla trasmissione televisiva, che è stata piacevole, interessante come sempre, è un format molto carino, spero che piaccia anche a voi, ma ad altre cose. Allora, chiudo e magari ci vediamo domani.